Luigi Pirandello nasce il 28 giugno 1867 nei pressi di Agrigento in una casa di campagna, dove la famiglia si era trasferita per sfuggire all'epidemia di colera che si stava scatenando in Sicilia. La famiglia è piuttosto benestante e il padre Stefano gestisce delle miniere di zolfo. La vocazione letteraria di Pirandello la si può notare fin dalla giovane età. A 12 anni scrive una tragedia che poi allestisce insieme alle sorelle e agli amici. Nel 1887 si iscrive alla facoltà di lettere a Roma, ma poi nel 1889 si trasferisce a Bonn, in Germania, dove si laurea nel 1891 con una tesi sul dialetto di Agrigento. Si sposta poi a Roma, dove conosce lo scrittore siciliano Luigi Capuana, che lo incoraggia a scrivere delle novelle. Risale al 1894 la prima raccolta di novelle che Pirandello pubblica, che si chiama Amori senza amore. Sempre nel 1894 l'autore sposa Antonietta Portulano, figlia di un socio in affari del padre. Nel frattempo scrive i suoi due primi romanzi, L'esclusa e Il turno, che verranno pubblicati anni più tardi su importanti riviste. Tra il 1895 e il 1897 nascono i tre figli, Stefano, Rosalia e Fausto. Nel 1903 si allaga una delle miniere di zolfo del padre e questo diventa un fattore di gravi problemi economici per Pirandello. Inoltre, la moglie inizia a mostrare i segni di una malattia mentale che si aggraverà sempre di più, tanto che poi dovrà essere ospitata in casa di cura fino alla sua morte. Queste difficoltà economiche portano lo scrittore ad incrementare la sua produzione di romanzi e a intensificare le sue collaborazioni giornalistiche e le pubblicazioni sulle riviste. Nel 1904 pubblica Il fu Mattia Pascal, che riscuote molto successo. Nel 1908 diventa professore di italiano al Magistero e resterà in cattedra fino al 1922. Successivamente pubblica il saggio L'umorismo, dove illustra il suo pensiero sull'arte umoristica. Scrive poi molte novelle che vengono pubblicate sul Corriere della Sera e verranno raccolte anni più tardi in volumi con il titolo Novelle per un anno. Un grande amore per Pirandello era il teatro e quindi scrive per il teatro nel 1910 La Morsa, che viene messo in scena da un suo amico drammaturgo Nino Martoglio. E poi più tardi, tra il 1916 e il 1920, altri testi per il teatro che sono Il berretto a sonagli, L'Iolà, La giara, Così è se vi pare, La patente e Il gioco delle parti. Scrive poi anche opere in cui il tema è il dolore e l'assurdità della guerra. Sono titoli che comprendono queste connotazioni, testi come Quando si comprende e Berecche e la guerra, che mostrava un po' il segno dello sconforto che provava l'autore in quel periodo, visto che suo figlio Stefano, che era partito volontario per la guerra, era stato catturato dagli austriaci, mentre l'altro figlio Fausto si era ammalato durante il servizio militare. Per poi non parlare, come abbiamo detto prima, della moglie, della malattia della moglie che peggiorava sempre di più. Tra il 1921 e il 1922 scrive due testi molto famosi. Uno è Sei personaggi in cerca d'autore e l'altro è L'Enrico V. Sei personaggi d'autore porta una gran novità sul palco e quindi lascia un po' sconcertati gli spettatori. Cos'era questa novità? Era quella del teatro nel teatro. E questa tecnica la ritroveremo in altre sue rappresentazioni teatrali, come ad esempio Ciascuno a suo modo e Questa sera si recita a soggetto. Questa sorta di tecnica teatrale di teatro dentro il teatro, nel senso che all'interno di una recita si metteva in scena una seconda recita, lo faceva anche Shakespeare, per esempio durante l'Amleto oppure in Sogno di una notte di mezz'estate, dove i personaggi della storia allestiscono un'altra rappresentazione. Però la forma del metateatro usata da Pirandello si spinge ancora più in là. Vuole rompere quelli che sono i tradizionali schemi di chi è spettatore e di chi è attore. Vuole spezzare quell'illusione che viene rappresentata sul palco, a volte facendo quello che si dice rompere la quarta parete.
che può essere il fatto che un attore dialoghi direttamente con il pubblico, oppure il fatto che l'attore sul palco è consapevole che sta recitando e che gli altri personaggi e le azioni che sta facendo non sono reali. Nel 1925 Pirandello diventa direttore della compagnia teatrale Il Teatro d'Arte e mette in scena i suoi testi teatrali e quelli di altri in Italia e all'estero. Scrive poi per il teatro Diana e la Tuda e Come tu mi vuoi. Nel 1926 pubblica il romanzo Uno, nessuno e 100.000. Mentre tra le ultime opere che scrive per il teatro troviamo La favola del figlio cambiato e Quando si è qualcuno. Nel 1934 riceve il premio Nobel per la letteratura. La sua opera I giganti della montagna invece rimane incompiuta. Nell'inverno del 1936 muore di polmonite mentre si stanno facendo le riprese del film tratto dal suo romanzo Il fu Mattia Pascal. Ciao a tutti da Svideo, io spero che questo video vi abbia interessato. Ciao!